Onorevole, perché Franco Marini? Perché c'è bisogno di un Presidente della Repubblica subito per avere un governo prima possibile. La gente ci chiede questo, a prescindere da tutto. Noi abbiamo bisogno di dare delle risposte alla gente e pensiamo di aver fatto veramente la scelta più giusta. Questo passaggio dell'elezione del Presidente della Repubblica è un passaggio propedeutico a quello del governo. Diciamo che sono, potrebbero essere delle prove per capire chi fa cosa e in che modo. Per noi è il governo, la formazione del governo è la cosa prioritaria, perché ce lo sta chiedendo la gente, perché nelle piazze, nei gazebo, quando veniamo su nel weekend in Padania, tutti ci dicono dovete fare un governo, perché la gente ha bisogno di un governo. Quindi diciamo che questo passaggio del Presidente della Repubblica è un passaggio obbligato, che bisogna fare, giusto che ci sia, però poi dobbiamo parlare di cose serie e concrete. Qui a Roma si sono fatte tante chiacchiere, lo stesso giorno si è votato sia nella Regione Lombardia che per il Parlamento. In Regione Lombardia c'è da un mese un governo e qui a Roma siamo ancora qua a discutere, quindi la gente è stufa e quindi vuole dei risultati e la Lega si sta mettendo in prima fila per cercare di arrivare a una conclusione invece di fare tante chiacchiere. Ma la scelta di votare e convergere sul nome di Marini è legata a ragioni di realpolitik. Questo è un momento di crisi eccezionale e il paese ha bisogno di risposte e a maggior ragione il nostro territorio ha bisogno di poter essere nelle condizioni di lavorare. Per lavorare c'è bisogno di un governo con il quale interloquirsi, che sia più o meno rosso, perché l'esito delle urne è quello ed è insindacabile, però le nostre aziende hanno bisogno di essere messe nelle condizioni di poter lavorare. Un referente politico il paese ne ha bisogno e quindi questa è una scelta dettata da ragioni di realpolitik. È chiaro che noi ci abbiamo anche provato a proporre una veneta, una che ha una grande esperienza nel mondo delle attività produttive, donna, che è Emanuela Dallago. E se non c'è la convergenza su quel nome, anche rischiare di bruciare una nostra candidata sarebbe stata, insomma, deleterea per le ragioni che ho appena espresso. E quindi si è deciso di seguire questa linea. Penso che il problema della Lega Nord è di avviare i lavori. Sicuramente noi stiamo soffrendo, noi, cioè il Nord sta soffrendo di questa fase, in questa fase stagnante, dove diciamo chi ha i numeri per governare non lo vuol fare. Quindi noi vogliamo andare con questo voto proprio su Marini, abbiamo voluto dare il nostro contributo proprio per far sì che ci siano delle risposte concrete, perché secondo noi il voto, tornare al voto è inutile. Si creerebbero ancora delle situazioni analoghe, magari col centro-destra piuttosto che il centro-sinistra. Questo non è un problema, diciamo così, di numeri, è un problema di dare proprio di dare ciò che il paese serve, ciò che il paese serve realmente, e cominciare a costruire quel grosso progetto che è il nostro, che è la macroregione, che credo sia ormai indispensabile per far sì che la locomotiva dell'Italia torni a correre. Non può più andare neanche al passo se vogliamo che la situazione anche nel lavoro si ribalti veramente, ci si ritorni a fare economia, si torni a dare ricchezza alle nostre imprese e si torni con la serenità dovuta a vivere la vita anche nelle famiglie, nelle istituzioni e quant'altro.